Crisi Telecom Italia. L'azienda parla di efficientamenti, lavoratori e sindacati traducono il termine in esuberi. Abbiamo sentito il segretario generale della FISTEL, Franco Ippolito. Franco Ippolito, la situazione dei lavoratori Telecom in Liguria, come si è evoluta o involuta in questi ultimi mesi e soprattutto nella situazione attuale? Telecom negli ultimi 10 anni, ed è riscontrabile da qualsiasi utente abbonato a Telecom che abbia un guasto o che abbia bisogno di parlare con i call center dell'azienda, è involuta fortemente. Basta pensare che non più di 10 anni fa i dipendenti in Liguria erano circa 3.600, i dati a fine 2009 ci parlano di circa 1.000 dipendenti in Liguria. Mi verrebbe da dire, c'era una volta la SIP, se ricordate tutti ci illusero col discorso di Telecom privatizzata, della public company, dell'azienda di tutti. In realtà Telecom ha avuto delle gestioni disastrose. La SIP o anche la Telecom appena privatizzata era un'azienda sana, senza debiti, che investiva in sviluppo, in ricerca e in nuove tecnologie. Attualmente l'azienda è un'azienda totalmente indebitata, si parla a fine di quest'anno di 34 miliardi di debito. È un'azienda che è stata svuotata dalle sue ricchezze, sono stati esternalizzati i rami di azienda e poi le conseguenze sono chiaramente verificabili quando c'è qualche problema per l'utente. La situazione non è rosea anche per il futuro, non è rosea anche per il futuro, perché proprio ieri è stato presentato dall'amministratore delegato Franco Bernabé il piano industriale, che mira comunque ad accontentare gli azionisti, garantisce nuovamente stipendi faraonici per i dirigenti, ma tra le righe fa capire abbastanza chiaramente che ci saranno ulteriori riduzioni dei costi, fatte come sempre, nel modo più semplice, sui tagli del personale. Le nostre preoccupazioni sono proprio queste, che si stia preparando all'orizzonte uno spezzatino di Telecom. Le voci sono le più disparate, i call center fuori dall'azienda, rimane aperto anche a livello politico tutto il discorso di open access, quindi dell'ultimo miglio telefonico. La nostra paura è che Telecom rimanga un marchio, un logo, ma svuotato di tutte quelle che sono le sue professionalità e le sue capacità. Ma tornando strettamente poi alla Liguria, che noi seguiamo con grande attenzione ed ansia, proprio perché i numeri dei livelli occupazionali qui sono già molto risicati. Ulteriori esuberi o possibili esternalizzazioni ulteriori di rami d'azienda vorrebbero dire la fine di Telecom in Liguria sicuramente, ma anche a livello nazionale. Quindi noi ci approntiamo a ricevere le informazioni dall'azienda, ma in ambito di coordinamento nazionale prenderemo tutte le azioni che si renderanno necessarie per controbattere eventuali ulteriori licenziamenti. Con questo abbiamo concluso, il prossimo appuntamento è fra 2 giovedì, sempre alla stessa ora, sempre su Primo Canale. Grazie per l'attenzione, arrivederci.